Ale e Pier. Iscriviti al canale e attiva la campanella. Qual era il continente più grande prima che fosse scoperto l'Australia? Ma proprio sulla geografia. No, fermi tutti, ora capite come Pie confonde le persone. Perché l'Australia è il continente più piccolo del mondo, mentre l'Asia è il continente più grande. Il continente più grande... La Pangea. La Pangea. Che termine è? L'Australia, prima che l'America. Quando è stata scoperta l'Australia? Allora, l'America nel... Poi, vabbè... 1000... No. 6... No. 5... No. Passiamo... Allora, torniamo all'Australia. Sì, io adesso comprendo le persone, voglio fare i giochini. Ma se sei tu che non capisci niente e incominci a parlare dell'Australia, è arrivato National Geographic. Mentre eravamo lì, nessuno ha detto niente. Tu confondi le persone. Stati zitta. Prima che venisse scoperta l'Australia, era comunque l'Australia. Perché esisteva di già. Bravo. Allora, adesso metto in buca questa pallina, attenzione. Aspetta un attimo, quella mi sta guardando. Ah, vedi che steca che c'ha questo? Amore mio, se tu adesso vieni qua che ti porto con me. Moglie, faccio vedere come si mette in buca una pallina. Ciao, bello! Io sono ubriaco, ma tu sei un angelo. Ma che sta a fare? Ammazzando da puzzo sarpiato! Ho voglia di... Ah, bro, che cazzo stai a fare? Ho rimorchiato una super figa. Sei bellissima. Grazie, amore. Un uomo vive al 10° piano di un palazzo. Quando finisce di lavorare, prende l'ascensore e va a casa. Cosa ha chi guarda? Sei scemo? Sto guardando l'uomo sul palazzo. Guardalo bene. Quindi ogni mattina scende? No, c'è un uomo, ma perché ti inventiamo? L'hai detto tu! No! Allora, quest'uomo lavora al 10° piano di un palazzo. Ah, non vive. Porca puttana! Stai continuando a cambiare l'indovinello! La miseria, oh. Un uomo lavora al 10° piano di un palazzo. Quando finisce di lavorare, prende l'ascensore, scende e se ne va a casa. Ma quando deve andare a lavorare, arriva al 7° piano, esce dall'ascensore e, anche se ha fretta, gli ultimi 3 piani se li fa correndo. Perché? Gli scappa la cacca. E quindi si... Uè, scemo di merda! Perché è mongolo? Cioè, perché, scusa? È perché si fuma una sigaretta. In ascensore non può, mi ha fatto fumare. Ah, in pratica delle scale puoi. Ah, e mi è innamorato di quella dell'ufficio del piano 7. È perché quando scende non la vede, scusa. No, perché finisce prima di lavorare. Ma che ragionamenti fai? Cosa c'è al 7° piano? Real cool but no wind blow. Wow! Che bella Milano, il Duomo, le gallerie, i cinesi, è qualcosa di pazzesco. TikTok? No, Ale, ma anche su TikTok qua a Milano, ma per favore, ma finisci ogni volta questo discorso di TikTok. Oh, questo mi piace. Solletico check. Con le mani, rischi di romperlo. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Non è solo un tesoro. Sarà qui della famiglia che ci abitava prima. Bro, andiamo ad aprirlo. Vai. Siamo ricchi, bro. Pie? TikTok? Ah sì, un nuovo TikTok, dai, aspetta, facciamolo insieme questo TikTok. Aspetta che vengo anch'io qua con te, lo facciamo insieme, ok? Questo TikTok! Sono ricchi!
contenuto che abbiamo trovato ieri e come promesso ve lo facciamo vedere. La prima persona che commenterà con la cifra corretta che si trova in questo tavolo vincerà 100 euro. Sì, baby, 100 euro, 100 pioppi nella tua saccoccia, baby. Verrà contattato direttamente da noi, quindi mi raccomando commentate e varrà sempre solo il primo commento. Mi raccomando. Chi è? TikTok? No, Ale, mentre dormo no! Devi finirlo così TikTok! Basta! Sei uno Wait to get out of here. I see you at the movies. I see you. Io t'ammazzo! Ale, vuoi vedere un trucco col cellulare? Che trucco? Se stringi forte in questo punto, ok, prendi il cellulare, stringi forte, ok. Sì, 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 ma piano, tu piano, puoi piano, lasciare piano, tutte le dita e il cellulare non cade. Serio? Non cade. I'm a bad guy. Duh. Però sono 83 euro. La mancia la metti tu? Vabbè, 3 euro c'ho. Solo 3 euro? Pish, ogni volta la stessa storia. 35. Grazie. It's me. Hello. It's me. Yo. Hello. It's me. Bella raga, abbiamo trovato un nuovo video dove praticamente questo ragazzo americano usa due forchette e uno stuzzicadenti per metterlo in equilibrio in una tazza. Secondo noi è qualcosa di anormale. Questo trick consiste nel mettere le due forchette così, il fiammifero o lo stuzzicadente, appoggiarlo e bruciare una prima parte che sta dentro. E in teoria dovrebbe stare in equilibrio. Ora proveremo se funziona realmente. Ok, già il fatto che sta così in equilibrio per me c'è qualcosa che non va. Non ci voglio credere. No, raga. No, vabbè, io sono scioccato. Non è una cosa secondo me contro la fisica. Cioè, secondo me. Guardate, è proprio fisica. Non è possibile. Non è possibile questa cosa. Boh, provate a duettarlo, a farlo anche voi. Fatelo anche voi, vedete se è vero. Se ci riuscite. Ma io non ci voglio credere. Non ci voglio credere. It's me. Hello. It's me. Hello. It's me. Commenta, condividi e iscriviti al canale e la tua vita non sarà più la stessa.